siamo collegati dal Meucci di Aprilia, dalla Mondo Futsal, Emanuele Tegon e Valerio Di Prospero per la 26esima, nonché ultima giornata di calcio a 5 Serie C2. Quest'oggi si affrontano Eagles Aprilia contro lo Sporting Albatros. Cischio che arriva adesso e inizia adesso la partita con l'Eagles che è in possesso, contrastato da Fulco, pallone centrale, recupera la sfera di Orfo, la conclusione ancora Gentili, di nuovo Herrera, ed è il vantaggio dell'Eagles con il capitano Herrera. Calcio d'angolo affidato a Diori che tocca per Herrera, conclusione, e il pallone che finisce alto di un soffio, appostati fuori dall'aria. Attenzione alla conclusione, il pareggio dell'Albatros con Raso, punizione ancora per l'Albatros, batte adesso quindi Turchi, conclusione respinta e passa Monti al reattivo, quindi Herrera contrastato da due, prova ad andarsi con il tacco, vince il ripolo, Herrera dentro, Polini lancia proprio il numero 7 che aggancia la sfera, serve dentro Sacchetti che poi la alza e la mette alta. Vediamo se come in precedenza tenterà lo schema a passaggio comunque corto, passa a tiro, invece c'è la conclusione, il palo, passa Monti la parata, ancora il tiro e arriva il gol da parte di Turchi, arrivato in seconda battuta. Vediamo se lascia continuare ancora a giocare il direttore di gara, ancora Abate, conclusione respinta e poi rotondo con il piede, bravissimo qui a dire di no. Tocca per Margottini, sempre Pizzuti, va via da Abate, ancora Pizzuti, nella di rigore, Pizzuti sfiora la traversa, pallone agganciato da Pizzuti che va via ancora Bucè, pallone recuperato da Abate, Abate nella di rigore, Bucè, ancora Bucè, conclusione, non trova la porta, Bucè ancora Abate con il destro, sfida Giacchini, lo prova a saltare, spinto, rimane in piedi, ancora Abate, conclusione, ancora rotondo, ancora chiuso, quindi Pizzuti può ancora distendersi in contropiede, la Albatros con Paolini che la mette dentro, 3-1, si ferma, Herrera però la recupera e può scattare adesso il contropiede, Herrera per Abate, entra di cuore Abate, 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 rientra nel match l'Eagles, il gol di Abate, contropiede, fulminio, Abate, va via ancora Tasillo, Abate, si coordina, conclusione, rotondo che parata, ancora Sacchetti, ancora rotondo, ma grande parata in precedenza ancora di rotondo, ancora la parola con Morgattini, che gran gol qui di Morgattini, 4-2, sbaglia ancora il passaggio, quindi Paolini, nata di rigore, Tasillo, esce bene Passamonti, quindi già Giacomo, contro Pedicoz, Herrera, conclusione, rotondo, Sacchetti, sbaglia a porta vuota, sale palla al piede Ricoz, Sacchetti, Gian Giacomo, pallone centrale, Sacchetti si perde, Todisco dalla distanza, conclusione Sacchetti e pallone che viene respinto, questa forse quasi peggio di quella di prima, intanto ancora occasione per Ricoz che insiste, quindi Abate, serve Gian Giacomo, conclusione, stavolta la mette dentro, 4-3, ritorna ancora in match Ricoz di Aprilia che ci sta credendo. Con il destro la controlla ancora una volta, fine, finisce giù e c'è il calcio di rigore per l'Eagles. Parte ora il fischio, parte Abate che non sbaglia, il pareggio dell'Eagles, 4-4, freddissimo Abate la battuta, tocca per Todisco, conclusione e arriva il gol, un gol che praticamente da casa sua va a segnarlo e va in rete qui numero 10 con una botta di destra, intanto Morgani copre il pallone davanti a Rotondo, Morgani, pallone spinto, Abate, Abate, 6-4, uragano Eagles. Margottini, sempre Paolini, dentro per Turchi, controlla Paolini da rigore, Paolini, passa Monti ancora una volta, ancora il tocco per Margottini, riceve Turchi fuori dalla rigore, Paolini, Pizzuti dentro, il miracolo di Passamonti e poi a porta vuota realizza Turchi, ancora Margottini, pallone per Turchi ma non c'è più tempo, finisce qui, vince 6-5 l'Eagles e saluta così il campionato con una vittoria, mentre per lo Sporting Albatros avrà l'impegno dei play-out.